Buongiorno, buongiorno a tutti. Ben arrivati a tutti, ben arrivati. Che non parlo, sono 2 ore e mezza qui, ma non parlo. Quindi non. Allora, come andiamo? Avete visto l'aerodromo che è salito lo stesso? Ah, Paolo aveva detto che non. Massilio, ci sei anche tu oggi. Paolo aveva detto che ieri non c'era tanta volatilità, che il mercato stava fermo. Ma chi è Paolo per dire questo? E quindi da qui impariamo che a volte io sono diciamo tranquillo perché non ho fatto. Aspetta, sposto questo. Se sentite rumore perché vicino al microfono. Così dovreste sentire ancora meglio. Dobbiamo imparare che il mercato è imprevedibile, cioè nessuno lo sa. Poi avremo magari delle informazioni in più. Il 2021 è l'anno delle informazioni. Ah, perché nel 2021, già avendo completato tanti lavori nel 2020, o meglio, abbiamo già messo le fondamenta nel 2020 su tanti lavori e li andremo a completare nel 2021. Ok? Questa è tanta roba. Io sono carico, sono molto carico, sono contento che finalmente. Ho finito l'algo, lo continuo a dire perché sono estremamente contento che è finito l'algo, però adesso ho buttato via il bigliettino ieri sera mi sono sentito con Alessandro, siccome le versioni sono ancora ma è partita poi la slide, ok, la posso partire di nuovo. Le versioni sono ancora MT4, no? E stiamo cercando di portare tutto sull'MT5 per eventuali cambiamenti che ci saranno. Probabilmente prima o poi tolgono l'MT4 e non ci facciamo trovare non ci facciamo trovare, diciamo, con i robot non più funzionanti perché non abbiamo più l'MT5, non abbiamo l'MT5. Quindi chiaro che è una cosa che stiamo guardando di completare anche per il 2021. Ma ho detto a Alessandro, io devo avere devo finire una cosa, devo avere una cosa finita. E la cosa finita è sapere che il robot non c'è più, non c'ha più possibilità, adesso me lo vado a ripescare dal cestino, il biglietto, non ha più possibilità di modifiche. Cioè siamo arrivati all'ultimatum, proprio all'ultima modifica. Invece no. Ci sarà una possibilità, un'altra modifica ancora per l'algo, per la versione che adesso è attuale, la 2.0. C'è ancora una modifica che è difficile da fare sul time frame, sull'MT4, perché vorrei fare una modifica dei time frame. È obbligato usare un time frame, giusto? Ma in questo caso qui. A meno che non si usi il prezzo, ma noi non usiamo il prezzo. In questo caso qui ci siamo basati su dei time frame della Meta 3 da 4. La Meta 3 da 5 ha 19 time frame, o 21 addirittura mi pare, ha veramente tantissimi time frame. Quindi, onde evitare di fare una nuova versione per l'MT4, che è molto difficile perché ha detto Alessandro dovrebbe contare i minuti partendo dall'inizio dell'anno, poi arriva magari che non è giusto giusto alla mezzanotte, quindi si sgarra un attimino, quindi meglio evitare questo, provo a vedere se riesce a farla direttamente sull'MT5. Quindi l'MT4, l'algo, ancora un'ultima miglioria c'era da fare, che me l'avevo scritta su un bigliettino, quindi sul bigliettino dove scrivo sempre le cose per Alessandro, su un blocco, c'era ancora questa modifica, quindi ancora in ballo una nuova modifica per l'algo. Comunque nel 2021 ne usciranno delle belle. Euro dollaro che stanotte ha fatto una salita e adesso sta cercando di scendere. Secondo voi scenderà ancora o non scenderà ancora? I livelli sono questi, sempre ad occhio, sempre occhio che per no, nera, non si vede, non vedi l'ora, e anch'io non vedo l'ora. A parte questo, ho sentito Alessandro ieri, sì, visto che scrivi non vedo l'ora, l'ho sentito molto attivo, è una cosa che mi preoccupa, perché quando lo sento così attivo proprio no, è interessato, ma infatti la chiamata di ieri è stata, mi ha cercato lui, non io, quindi già è una cosa.
che non è semplice che Alessandro trovi il tempo per chiamarmi di sua spontanea volontà. Normalmente non mi chiama e mi manda la mail a mezzanotte, alle 2, alle 3, 4 di notte, alle 5 del mattino con le cose già fatte, ma in questo caso mi ha cercato per un'altra cosa e abbiamo parlato un po' di tutto. Va bene, comunque ci sono tante cose da fare e vediamo come andrà a finire. Va. Ok, allora, qui abbiamo però l'euro-dollaro che praticamente io ho guardato anche una cosettina. Che dovremmo stare attenti un attimino, magari ricordarsi di questa cosa. Io purtroppo, forse sarà l'età, forse sarà anche l'età, mi faccio sempre i bigliettini che mi ricordo questo, mi devo ricordare questo, quindi non mi posso ricordare sempre tutto. Però ho notato una cosa, quando il pivot, praticamente il pivot, vedete che adesso partiamo da qui, deriva da uno scalino ribassista. Quando il pivot successivo è vicino, ok, mi abbiamo ordinato lo scalino, è finita la scala e qui comincia con uno scalino a rialzo. Quindi notate sempre che la lateralità, allora se io adesso dovrei prendere, vediamo se funziona tutto, perché ieri ho fatto un po' di pulizia ai cavi sotto, ho staccato tutti i cavi, poi li avevo segnati si mette sempre un pezzettino di scotch, quello da pittore, quello di carta, non so come si chiama, e ci scrivo sempre i numeri di quale monitor per poi rimetterli sempre nella stessa posizione. Ma purtroppo, mentre facevo i lavori, un pezzettino di questi scotch è rimasto attaccato al pantalone della tuta e purtroppo, siccome erano tre cavi, uno, due e tre, io ho segnato solo l'uno e il due e il tre ho detto, quello non ho segnato è il tre. Mi si è staccato il 2, quindi non sapevo qual era il 2 e qual era il 3, quindi ho fatto un po' di confusione e i monitor non sono più gli stessi, però uguali, non importa, li ho già risistemati alla meglio come funzionano, va bene, così. Mi devo riabituare. Per questo monitor qui, che normalmente non è il monitor numero 4, adesso è il numero 3, mi pare, o 2, non so, non importa. Comunque, torniamo a noi. Allora, il mercato si muove in una direzionalità, prendiamo la penna nera in questo caso, che si vede meglio, in una direzionalità. Per esempio, si muove ribassista, comincia a fare il suo trend ribassista, poi quando finisce il trend, non è che finisce e fa così. È difficile trovare una cosa così, no? Quindi solitamente il trend si ferma così. Mi dovreste, tra parentesi, sentire anche meglio, perché ho portato delle modifiche anche al microfono. Non so se mi sentite meglio o se sentite peggio, ditemelo comunque. Allora. Se il mercato si muove in un trend, poi alla fine si sente meglio o peggio? Mi scrivo infatti. Si muove così per poi ricominciare il trend. Si sente meglio, perfetto. Allora, se proprio la. Bene, sono contento. Allora, praticamente noi vediamo che il trend è ribassista, poi fa un cambio sulla lateralità e fa il cambio rialzista, giusto? In questo caso, i pivot, fate il conto che i pivot sono sempre dei livelli, diciamo, adesso l'ho segnato lì, ma guarda, dei livelli dove c'è stato una addirittura col telefono. Quindi, in questo caso qui i pivot sono ribassisti, no? Poi qui diventa l'ultimo pivot ribassista, mettiamo il caso sia questo, e poi comincia a farti un pivot laterale con poco così, e poi comincia a fare i pivot di quelli che magari diventano rialzisti, no? Quindi questa qui è una cosa che io ho immagazzinato nella mia testa, però non l'ho mai, ogni tanto riguardo e non ci ho mai pensato. Potrei andare a fare adesso con voi un attimino, vi ripeto, fare le analisi oggi non è che sia il massimo assoluto. La giornata di ieri, Daily, ha fatto questa candela qui, che io mi immaginavo addirittura che scendesse fino a qui, adesso invece ha fatto questo nuovo massimo. Siamo sui massimi praticamente dell'ultimo periodo, ma non saprei dirvi. Quindi chi mi ha scritto adesso l'analisi sull'euro-dollaro, oggi è l'ultimo giorno, domani mi sa che i mercati saranno parzialmente, se non totalmente chiusi, e poi ci sarà il 1º gennaio, normalmente sono chiusi, poi non so se magari parzialmente fanno un'apertura, poi li chiudono, quindi penso che gli ultimi 2 giorni adesso succeda chissà cosa. Okay? Perfetto, quindi andiamo a vedere, abbiamo visto il pivot.
Ah, l'avevi notata anche tu, no? Cioè, praticamente è chiaro che è una scaletta, no? Adesso qui non li vediamo tanto, non li vediamo bene, però è una scaletta. Quindi praticamente noi potremmo vedere, facciamo così, se no non si vedono proprio, togliamo questo e andiamo avanti. Allora, questi qui sono vicini, il Trent, il ribassista, questi qui sono vicini e poi cambia il Trent e il rialzista. Questo qui, per esempio, che notiamo qui, il Trent incomincia a diventare da qui dove è stato rialzista. Questo pivot qui è molto vicino e infatti Trent è ribassista. Cosa strana, ma non lo so. Io l'ho notato, io voglio far vedere questo. Poi Trent, tra parentesi, noi parliamo di un time frame H1, quindi un movimento. Bere. Oggi ho ricominciato la mia pausa. Abbiamo incominciato un po' anche di dieta. Sto bevendo che sbagliato, ho messo il limone dentro. Della curcuma con del miele e con l'acqua calda, con il limone dentro. Incominciamo a disintossicarci un attimino da tutto quello che abbiamo mangiato questi giorni di Natale, perché se no, qua arriviamo alla frutta, no? Allora, anzi, dovremmo mangiare anche un po' di frutta. Allora, qui parliamo di un time frame H1, quindi un movimento intraday, movimento anche multiday, però comunque in un time frame H1 non è che posso vedere il movimento che sta facendo in tutto questo mese, per esempio, no? Allora, fatemi leggere. Sì, esattamente. Allora, dopo andiamo a vedere. Allora, qui logicamente ho di nuovo la penna. Allora, vedete qui, finisce qui un trend ribassista, quindi questo è il minimo assoluto, parte il trend, va questa cosa qui, pivot vicino e infatti mi fa un nuovo massimo. Allora, io quando vedo la mattina qui, il giorno dopo, mi vedo il pivot vicino, potrei già pensare, ok, questo è stato il cambio di trend rialzista. Bene, mercato mi fa la sua salita, mi fa il nuovo pivot, ok? Il giorno dopo ancora mi fa il pivot vicino. Come la devo interpretare questa cosa qui? Non ho nessun minimo assoluto, non ho nessun massimo assoluto, perché l'unico massimo assoluto che avrei sarebbe stato questo, ma praticamente è nella stessa zona, quindi non ho abbandonato i minimi e non sto abbandonando i massimi. Vedo questa spike qui, breakout di questa zona, continuazione del trend. Cioè, bisogna avere anche un po' l'ottica di capire questa cosa qui però è una cosa molto un po' più simpatica perché arriva qui in alto, ho un massimo assoluto, ho questo pivot, ho un pivot vicino. Allora sì, qui ho detto ok, qui c'è un massimo assoluto. Il prezzo apre addirittura qui e va ribassista. Dovremmo capire anche una cosa, che come filtro scusatemi, però perché mi è venuto rosso in gola? Eccoci qua. Allora, bisogna anche capire un attimino che c'è anche come filtro abbiamo la media 48, quindi anche qui prezzo sotto la 48. Penso che sia più che altro la polvere di curcuma che mi ha fatto venire la tosse adesso, non lo so. Vabbè, uguale, non importa. Allora, non è il polline, è un miele. Sto consumando le riserve di miele che ne ho 3-4 vasetti, li devo consumare perché c'è sempre questo vizio di quando mi fermo, io abito in campagna, in piena campagna, mi fermo dal contadino a comprare le uova e ogni tanto c'è il miele, c'è questo, c'è quello, quindi compro quello che c'è. Ogni volta non so se c'è, lo ricompro sempre. Infatti la mia dolce metà mi ha dato l'ultimato, ho detto adesso basta, non comprare più niente che c'è un casino di roba. E io la mia risposta è stata sì, ma perché siamo in lockdown? Assolutamente, può essere anche quello, allora, anche il polline. Allora, comunque in ogni caso siamo sotto la 48 e andiamo avanti, ok? Minimo assoluto, però abbiamo il trend comunque, abbiamo il trend di pivot, dove sono adesso questo pivot in tendenza rialzista. Il primo pivot che mi fa ribassista è questo. Come lo devo capire? Questo qui comunque è un minimo assoluto. Quindi questi pivot qui
difficile da tradare, ma questi che si uniscono vicini, appena mi va di nuovo sopra la 48, ricomincia il trend rialzista. Cioè io ho guardato questa, non può essere assolutamente, non è un'indicazione, il santo graal o che ne so io, ma per chi fa trading, implementare anche questo piccolo ragionamento. Di cosa è fatto il trading? Il trading è fatto di un ragionamento work in progress, praticamente. Tu ragioni oggi e oggi ti va bene, domani devi tornare a resettare tutto e ragionare nuovamente. Quindi se in una giornata ti trovi con un trend rialzista, il giorno dopo ti puoi trovare con un trend ribassista. Ok? Allora, farò dei video adesso. Allora, io mi sono, anzi, me lo devo scrivere da qualche parte perché è da ieri che mi è venuta in mente questa idea. Io ho un sito che praticamente è morto. L'MP Forex è un sito, il mio primo sito che addirittura si chiamava Cambio Valute, poi ho voluto cambiarlo come MP Forex, è rimasto MP Forex e sono delle cose basilari dentro. Metterò di dentro dei video base, per esempio, il video base, farò dei video veramente di un paio di minuti per capire, per esempio, quando non trovi una valuta, vedete, qui non ci sono tutte le valute, come faccio? Perché queste domande qua mi vengono fatte sempre. Paolo, non so, non riesco a trovare quella valuta dove sta lavorando il robot, dove la trovo? Allora devi andare col tasto destro, mostra tutto e vedi che si accendono tutte le valute, quindi magari trovi il gruppo R o quello che non sai, non sai il DAX, lo stai cercando come un pazzo e fai, mostra tutto. Cosa serve questa funzione? Funziona, questa cosa qui è praticamente, se tu vuoi tradare, vuoi vedere soltanto, adesso io qui ho tutte queste copie aperte, no? Quindi se io faccio nascondi tutto, mi nasconde tutto e mi lascia tutte le copie che io ho qui aperte, non me le mette altre. Quindi è un attimino una funzione in più. No, però voglio sapere quando non trovi una coppia, dici ok, come faccio? Mostra tutto, nascondi, mostra, nascondi, ti ricancella tutte, no? Mostra tutto. E poi altre funzioni che ci sono sempre su questa task list, sono per esempio farti vedere lo spread. Qui non c'è più, qui c'è lo spread. Ok? Tutte queste cose qui, insomma, farò dei video corti dove farò la spiegazione di queste cavolate qui, così mi tolgo il problema che qualcuno me lo chiede sempre. È una cosa molto semplice, perché io lo dico sempre, basta smanettare, oppure se non sai, scrivi su Google o su YouTube come vedo questo e lo vedi, trovi il video, no? Tu con i tuoi video, Sirio, mi fai video, mi costringe a guardare i video, già c'ho 3 video da vedere, sai di chi, e devo trovare il tempo. Allora, questa qui è una cosa che praticamente mi è adesso balzata alla mente. Possiamo magari vedere anche sull'andamento. Adesso questa qui è una griglia molto molto ampia, no? Una griglia molto ampia. Qui sto cercando di capire che poi a gennaio cominciamo con le 7 del mattino e quindi avremo anche la funzione di questo indicatore qui con i livelli e quindi andremo a tradare tipo la giornata di oggi. Andiamo a vedere com'era messa. Allora, il trade delle 7 era questo. Ok, era un trade rialzista. Notate, guardate il bello. Questo qui era il trade. Cioè, io vi voglio presenti alle 7 meno un paio di minuti, chiaro. Cioè, adesso faremo magari le 6:40, una cosa del genere. Cioè, è una cosa di alzarsi presto, questo non è che possiamo svegliarci tardi e guardare il trade. Ok? Quindi questo sarebbe stato un segnale long. Rimane un segnale long perché questo è un segnale long che rimane, giusto? Fino a quando rimane? Fino a quando io ho l'MP7 sotto il prezzo quando mi dà il segnale. Quindi praticamente se adesso dovrebbe salire veloce e mi va sopra questa zona qui e va anche sopra l'MP7, allora è un segnale long e rimane. Visto che non è andato sopra la candela delle 7, io guardo dopo dove sono con il prezzo. Sono sotto l'MP7, quindi se la giornata non ha fatto quello che doveva fare, farà il contrario. Quindi o sul minimo della 7 no, però sul minimo della candela delle 8, questo qui era il trade ribassista. Pagava la sua ventina di pips, ok? Certo, no, fammelo, cerca di tenerlo corto, tanto ti capisco subito al volo io, Siri.
fallo tu il video. Ok, quindi queste due sarebbero state la dinamica. Allora, perché si trada alle 7 e perché si trada alle 8 finite? Qualcuno me lo sa dire? Oggi siamo pochini, ma è normale, l'ultimo giorno. Perché qualcuno me lo sa dire il perché si trada o alle 7 o dopo? Sì, vabbè, te l'accetto come risposta, anche se non è quella giusta, però va bene. Allora, praticamente Roby dice perché il mercato europeo è ancora chiuso. Ah, sì, ma il mercato europeo è ancora chiuso, fino a prova contraria è ancora chiuso, ma è il pre-borsa che noi ci interessa, quindi questa sarebbe stata l'escursione della pre-borsa. L'espressione però, attenzione, dobbiamo anche capire che la pre-borsa è un derivato del movimento, e qui ho pensato stamattina che mi sono alzato alle 3:54, mi pare, perché non riuscivo più a dormire, e mi sono messo davanti alla televisione a guardarmi un episodio di una serie, e poi mi sono addormentato sul divano, non riuscivo a dormire questa notte. E quindi ti ho pensato, Sirio, che tu mi hai detto, ultimamente di notte sale sempre l'euro-dollaro. Sì. Certo, sale sempre. Va bene, sono andato a letto alle 9:30, quindi è chiaro che anche magari mi sveglio perché non sono più stanco. Sto facendo una vita di... vado a letto presto, divento pazzo, guardare la televisione la sera mi dà fastidio e quindi la guardo piuttosto anche la domenica mattina, per esempio, quando mi sveglio alle 6, alle 7, la cosa più bella è guardarsi un film. È una cosa che io adoro. Alla mattina mi alzo ancora lì con la tuta, col pigiama, come sono, e mi metto a guardare la televisione come i contadini. E infatti ti dico che l'anno prossimo mi prenderò anche le galline, perché così ve lo dico sinceramente. Vedete che si parla di trading, ma si parla anche un po' di vita, perché magari potrebbe essere, ne parlavo ieri, poi torniamo nel trading, ne parlavo ieri con un amico mio, che lui è anche che lavora a casa, fa un altro lavoro, non fa il trading ma lavora anche a casa. E lui alla sera, infatti per quello mi sono messo anche a ridere, perché ti ho detto come i contadini, e lui ha detto come i vecchi, perché lui tutte le sere verso le 5 di sera, adesso un po' prima perché sta facendo il buio, va a farsi un'ora e mezza di camminata. E io anch'io vado a farmi la camminata, ma perché? Perché andiamo a fare questa camminata? E gli ho detto perché siamo vecchi, gli ho detto io, no, e gli ho detto siamo vecchi, ma anche perché succede che a volte magari qui piove, magari non esci, stai tutto il giorno a casa, cioè sono stato tutto il giorno a casa, 1 o 2 giorni, non ho neanche proprio la porta di casa con la chiave neanche aperta, cioè, quindi dice ma com'è, non sono neanche uscito a farmi una camminata, sei tutto il giorno a casa, arrivi la sera che le gambe ti fanno male per il quanto sei stato seduto, e quindi ci muoviamo per questo motivo qui. Quindi avere le galline potrebbe essere un'idea, perché siccome io mi sveglio comunque presto e ho sempre avuto l'idea di avere le galline, chissà perché mia nonna le aveva una volta. Ok? Però io mi compro dal contadino e lui c'ha le galline, quindi vorrei avere, non dico 50 galline, dico 4-5 galline, no? Per averle, siccome c'ho una casa molto grande, c'ho un giardino molto grande, un terreno molto grande, quindi non ho il problema di spazio. Vorrei mettermi lì, perché allora la mattina quando mi alzo la prima cosa che faccio è andare a dar da mangiare alle galline. Quindi diventerebbe il trade, prima del trade diventa andare a un po' di vita, cioè prendere la vita più contatto. Io ho raccontato una volta, che poi mi hanno preso per pazzo, che d'estate comunque, io ogni tanto d'estate la mattina quando mi sveglio, siccome da una stanza io esco direttamente sul giardino, c'è la terrazza, poi scendo un paio di scalinze nel giardino, c'è un prato molto grande, e quando mi piace la mattina, praticamente a piedi scalzi, farmi una camminata quando l'erba è ancora fresca, 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 però d'estate, perché ti carica, tanti lo sanno, tanti non lo sanno, ma ti carica il corpo, l'energia, scarichi dell'energia che hai accumulato, l'elettricità statica, e ti carichi con dell'energia del mondo, del terreno, della vita, no? Tante queste cose qui scarichi tu, cioè esattamente, io non faccio 40 minuti, sì, ma mi faccio un po', diciamo, un quarto d'ora forse, cioè, mi faccio una camminata, vado su, vado giù, sul mio giardino, cammino,
sistemo qualcosa, magari tiro via un fiore che si è seccato, qualcosa, insomma, ho questa passione, diciamo, no? A piedi scalzi, poi mi lavo i piedi, poi vado in ufficio, faccio il mio trading, no? Queste cose qui devono essere una cosa che il corpo ne risente se non le fai, cioè devi fare sempre, il tuo corpo ha bisogno di tutte queste cose. Corpo sano, mente sana e quindi fa anche trading. Queste cose qua deve essere una cosa così. Io ho avuto un amico, ve l'ho già raccontato diverse volte, anzi ancora amico, ci siamo sentiti poco, un paio di settimane fa, un trader tedesco, e lui lavorava, anzi lavora ancora, per una banca, giusto? Andava a fare trading per una banca, cioè faceva delle operazioni per una banca, quindi dietro nell'ufficio della banca, era dietro, faceva il trading istituzionale, o fa il trading istituzionale. Cosa succede? Allora, lui a un certo punto ha detto, ma io vengo in ufficio, me ne sto tutto il giorno in ufficio, poi verso le 4 di pomeriggio, 5 di pomeriggio, quando stacco, alle 6 di pomeriggio, quando devo staccare, me ne vado a casa. Ok? Poi vado a casa e lì comincia la mia vita. Alla mattina di nuovo, la mattina mi sveglio, preparo, faccio la barba, metto la cravatta, vado, faccio trading, torno a casa. Ma perché devo andare se posso fare trading da casa come lo fai tu? Beh, io ho detto, ma certo, ma perché ci devi andare? Io gli ho spiegato perché ci devi andare, perché è un'abitudine. E lui, no, 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 si è organizzato e si è preparato a casa. Cosa ha fatto? Si è portato, cioè ha sistemato a casa l'ufficio con tutti i suoi monitor, non so che monitor aveva, due o tre monitor, e cosa ha fatto? Ha incominciato a fare trading, la mattina si svegliava, a un certo punto ogni mattina mi chiamava, cioè sì, adesso ma cosa fai? No, sto per fare trading, e gli mancava quell'input, era, infatti dopo, è durato 4 mesi quasi. La banca gli ha detto, ma qua stanno cambiando le tue performance, non sono peggiorate, ma non so, cioè sono peggiorate non dal livello di equity, di guadagni, ma è peggiorate che non stai facendo trading, stai facendo poco trading. E lui ha trovato che praticamente, cioè io gli avevo già detto che praticamente lui aveva bisogno di questa cosa qui, di alzarsi, fare il percorso con la macchina, arriva lì, parcheggia, farsi il caffè lì in ufficio, parlare con i colleghi, mettersi al computer e ripartire. Cioè, tutto quanto il suo habitat. Io, per esempio, se adesso lo dovessi fare, spostarmi, per me sarebbe una tragedia. Cioè, andare tutte le mattine in un ufficio a fare trading, per me sarebbe una tragedia. Il mio habitat è questo. Quindi, se il mio habitat vuol dire anche svegliarmi la mattina, andare prima a dare il grano alle galline, adesso non so se si dà ancora il grano, quello che si dà da mangiare alle galline, ok? E questo è per me praticamente potrebbe essere una cosa, come si può dire? Un rituale che si deve fare, no? Ok. Sì, certo. Ma addirittura anche, visto che mi hai scritto questo degli antichi, tu che sei sempre negli antichi, questo Sirio che ormai hai sbagliato epoca. Sì, usavano il bronzo, chiodi, cuoio e queste cose. Infatti si dice anche che si dovrebbe tenere un pezzettino di rame in tasca. Bah, questa cosa qui ancora non l'ho fatto. Io ho un amico nepalese che lui va in giro sempre, c'ha un anello, ha un anello di rame, non se lo toglie mai. E dice che gli serve. O se lo mette in tasca o se lo mette nel dito perché gli serve per l'energia del suo corpo. Tutto fissato, fa yoga. Fissato, per carità, va benissimo. Io dico fissato perché a volte esagero, ma se sta anche 2 o 3 ore a fare yoga. Vabbè, comunque ognuno ha la sua scelta, io non avrei la pazienza di farlo, però. Per esempio, ho detto che fare un po' di meditazione vuol dire magari anche mettersi soltanto tranquillo, supino sul divano e ascoltarsi un disco dei Pink Floyd, per esempio, che è bello musicale, no? Quindi potrebbe anche diventare un'arte di, cioè un metodo di fare meditazione è questo. E potrebbe essere anche la meditazione alla mattina uscire, andare dalle galline e dare da mangiare alle galline, magari addirittura anche a piedi scalzi. Ok? E ritornare un po' al contatto con la natura. Torniamo un po', io non vi voglio annoiare per questo, cioè io so che ormai non siamo tantissimi oggi, saremo una ventina, sono neanche i contatti, siamo praticamente un quarto di quanti siamo di solito, no? Ma non voglio annoiarvi, so che siete sempre i più appiattati, siamo noi, siamo il gruppo, siamo tutti noi, anch'io,
Oggi è il 30, non è che c'è il giorno che mi metto a fare il webinar. Tutti i miei colleghi mi hanno scritto: noi non facciamo il webinar, lo fai tu? Anzi, quelli dei broker mi hanno detto: ma li fai questi webinar queste settimane qua? Certo che li faccio, ho detto, perché non li devo fare? No, perché noi chiudiamo fino al 4, siamo in ufficio, c'è sempre qualcuno, ma non c'è più, tutti ci prendono le ferie fino al 4, il 6 gennaio. Io dico, vabbè, tanto non mi danno fastidio, io non devo andare da nessuna parte, li faccio da casa. E voglio, mantengo il gruppo, perché a me piace il contatto con tutti voi. Ogni tanto mi fate un po' arrabbiare, scherzando, perché magari uno mi chiede una cavolata, cioè mi chiede, ma... Che ne so, come ho fatto prendere l'esempio, non trovo quella valuta, io non ce l'ho. Quando io non ce l'ho quella valuta, perché tu ce l'hai? E quindi non è che io ho un MetaTrader speciale che ce l'ho, c'ho più valuti di voi, era quella funzione lì, bastava spiegarla, giusto? E lo so, però io sono un po' un autodidatta, non è che sono andato a chiedere a rompere le scatole sempre a qualcuno, mi sono un po' anche smanettare, c'è Google e YouTube che sono pieni zeppi di video, c'è tanto tanta fuffa dentro, no? Però se cercate, non so, come inserire un indicatore, cavolo, si scrive su YouTube come inserire un indicatore, ti vengono fuori una trentina di video subito, ce ne saranno centinaia, dai primi 30 te ne scegli uno che dura 2-3 minuti e te lo guardi, cos'è? 2-3 minuti del tuo tempo. E bene o male hai capito come funziona, quindi io dico sempre smanettare, la parola smanettare, darci sotto, cercare, già che fare trading è difficile, ma se non sai neanche usare il computer è ancora più difficile. Il MetaTrader non è un'astronave, è una piattaforma, è un programma, è un software, ok? Quindi questo è, no? Ok, sì, i Pink Floyd li ho visti dal vivo, Roberto, poi ho visto anche 2 volte Roger Waters. Come si pronuncia in italiano? Roger Waters. L'ho visto 2 volte, una volta qui in città e una volta sono andato a Londra a vedermelo. Quello a Londra non mi è piaciuto di concerto, quello qui in città mi è piaciuto tantissimo, aveva una scenografia terribile, era dentro un palazzetto dello sport molto grande, e aveva la scenografia al centro del palazzetto, dove tu eri seduto e ti guardavi davanti, non guardavi il palcoscenico, era bellissimo, è stato uno dei concerti che io non sono quello che tira fuori il telefonino che fa il video, perché alla fine se paghi il biglietto ti guardi il concerto, no? Ma lì è stato più forte di me, ho fatto un video che dura 40 minuti, quanto te, perché c'era una cosa che la dovevo finire. Sì, molto, poi adesso c'ha 70, quanti anni ha? 75, 74, 75, no? Sì. Poi se l'hai visto dentro l'arena di Verona, Roberto è ancora meglio. Vedi, il trading è fatto anche di questo, noi parliamo anche un po' di questo, un po' di quello, adesso andiamo a vedere magari anche qualche altra coppia, andiamo a vedere qualcosina, però oggi volevo stare veramente leggero. Abbiamo l'Eurodollar che ha fatto la sua salita, è tornato bene o male nella zona di ieri, cioè è tornato sul massimo di ieri, se ancora comincia a correre un attimino, quant'è la distanza da qui a qui? Sono 110 pips, potrebbe anche veramente oggi dire ok. Ultima giornata, ma non penso che lo faccia, ma l'ho già detto ieri, non penso che lo faccia, e ha fatto un nuovo massimo, ma il nuovo massimo l'ha fatto questa notte di un 40 pips, 50 pips. Gilmore non l'ho visto purtroppo, con quelle mani da falegname che suona la chitarra, fa impazzire. Io ogni volta che lo vedo non lo guardo mai in faccia, perché ha una... David Gilmour ha una. Scusate se parliamo, ma è che Roberto mi ha scritto delle cose. Se parliamo di cose che non c'entrano il trading, ma David Gilmour ha una fisionomia, c'è cioè un corpo che sembra un falegname, sembra non so, uno scaricatore di porto, è un uomo grande. E poi c'ha queste manone che cioè, con un dito schiacci 5 corde della chitarra, e lui suona la chitarra così. Con un suono talmente limpido che si capisce che riesce a prendere ogni volta le corde giuste, ma con queste manone così tozze e grosse che ha, è una cosa incredibile. Cioè, mi piace tantissimo come suona. Il suono della sua chitarra è veramente bravo. Mi piace tantissimo. Vabbè, male esagerare. Sai cosa hanno rovinato tanto? Cosa ha rovinato tanto dei concerti, purtroppo? Che è una cosa che. Hanno incominciato anni fa a rovinare i concerti dal vivo. Secondo me è la cosa che dovevano togliere questa qui. Hanno incominciato tantissimi anni fa a riprodurre il concerto dal vivo in DVD. No?
Una cosa, magari il live, il CD live, il piatto, cioè il disco dal vivo che te lo ascolti, bello. Ma il DVD dal vivo, cioè ti guardi il concerto da casa, mo adesso con questi televisori mega galattici enormi, è come se sei davanti al concerto. Poi addirittura le riprese sono dirette, i primi piani, tutto il resto, quindi è ancora meglio di che stare davanti al concerto, giusto? Anche se non c'è questo feeling. Però se non facevano queste cose qui, adesso su YouTube trovi i concerti. Ovunque trovi concerti da guardare. Quindi cosa hanno fatto? Che non hai più l'input, la voglia di andare a vedere un concerto dal vivo, perché te lo guardi in alta definizione dal televisore. La cosa che hanno sbagliato a fare, secondo me, non dovrebbero vietare queste cose, perché gli artisti dovreste andare a vedere dal vivo. Io c'è un caffè qui vicino, c'è un caffè, come si chiama? Un piccolo locale, un night che alla sera, adesso purtroppo è chiuso, dentro la stazione del treno del paese dove abito io, che non è grandissima, hanno affittato questo scantinato e lì dentro tutte le settimane fanno concerti dal vivo, ma sconosciuti, jazzisti, anche a volte dei ragazzi giovani fanno pop. Io me li vado a vedere, mi proprio vado lì e me li vado a vedere perché mi piace vedere la musica dal vivo, mi piace vedere anche questi ragazzi. L'ultimo concerto che ho visto quest'anno è stato, se non mi sbaglio, sono stati Måneskin addirittura, mi pare che sono stati loro, visto che me l'hai chiesto, Davide. I Måneskin li ho visti in uno scantinato qui in città, praticamente. Non so, il biglietto costava 14 euro, cosa del genere. Bravissimi, bravissimi, ragazzi stupendi. Sono a Sanremo quest'anno, anche se Sanremo non mi piace tanto Sanremo perché è tutto quanto già deciso. Allora, sì, mai prendere il telefono in mano, infatti non lo faccio mai, l'ho fatto soltanto in quell'occasione lì, ma perché se avrò modo, magari un giorno ti farò vedere questo video che è una cosa incredibile. Uscivano dal tetto, uscivano delle cose, praticamente non vedevi neanche più il pubblico di fronte perché avevi davanti tutte queste cose qui che si muovevano, era troppo bello da vedere, una cosa che non potevano fare il video. Ok, io invece ho un amico che è quello che viene sempre con me a vederci i concerti. Che lui col telefono in mano, appena entra, puff, telefono in mano. È una cosa terribile. Poi mi dice: ma hai visto? No, tu fai il video e poi mi passi il video se me lo vuoi passare, perché a me non interessa. Allora, l'euro dollaro dai, che vediamo che sta rimettendo un po' giù gli andamenti. Quando noi abbiamo una lateralità, torniamo sempre dal punto di principio da dove è partito questo webinar. Che è un po' parlato, diciamo, non è che sto veramente con voi perché mi piace starci. Quando abbiamo un po' di lateralità, noi dobbiamo anche capire che tutto quanto il trend parte sempre dal momento, non occorre neanche metterla precisa, cioè mettere proprio un andamento, se non me lo do più. Ad occhio qui, questo qui è un punto di lateralità, ok? Quindi ad occhio io so che se mi scende qui sotto continuerà il trend, quindi se io devo fare un trade oggi lo farei qui sotto. Okay? Me ne fregandomi di tutto questo movimento, anche se statisticamente è rosso, giusto? Quindi uno mi direbbe: sì, ma allora sarebbe meglio, visto che usiamo il metodo fascia, andare qui e qui cercare una zona rialzista. Ma probabilmente se ti fai una zona rialzista da qui sul minimo assoluto, te la fa talmente piccola che poi scende ancora. Se il trend è ribassista, abbiamo abbandonato i massimi. Quindi senza neanche saperlo, in questa zona qui fai short. Perché l'intraday è prendere, uscire, fuggire, toccare, prendere, uscire, fuggire. Ok? Quindi guardando magari il grafico H1 che non abbiamo toccato il pivot, io direi che la direzione è ancora short. Poi, se proprio dovevo andare a vedere sul metodo fascia, visto che sui 5 minuti abbiamo questo andamento di statistica tutto rosso che è abbastanza lungo, non direi tirato, ma in questa zona qui ho il primo segnale rosso è stato questo, quindi ho fatto solo 13 pips, quindi il segnale ribassista è questo, giusto Giuseppe? Quindi in questo caso non andrei a cercarmi dei long neanche sui 5 minuti. Quindi 5 minuti, già che te l'avevo sconsigliato, anche per questo te l'ho sconsigliato, perché devi essere non bravo, ma devi essere veloce in tante cose. Guarda cosa ho trovato qui sulla scrivania. Sapete cos'è? Lo stavo cercando come un pazzo ieri, era qui. Sono queste strisce di, come si chiamano? Strap, non so, perché si strappano così. Sono quelle per legare i cavi. Ieri ho sistemato qui sotto una marea di cavi, sono
devono arrivare oggi, se non arriveranno oggi, arriveranno l'anno prossimo, le ultime quattro spine, quattro ciabatte da 8, quindi tutte queste spine le sono riuscito a nasconderle tutte. Poi vi farò un video, magari adesso voglio fare il video domani per Capodanno, ve lo faccio dall'ufficio probabilmente, vi farò vedere un po' un attimino come è venuta la strategia. Tu in Siria già in preview hai visto una foto, ma non hai visto ancora tutto e questi sono da una scrivania ne ho 10 di monitor, nella tascheria sono rimasti adesso, per il momento sono 7, ma non sono utilizzabili ancora, cioè ancora li ho staccati tutto perché la mia dolce metà mi ha sgridato e c'era veramente tanta polvere, c'ha ragione lei, adesso non c'è più nessuna polvere. Mi ha fatto togliere tutto da sotto, quindi staccato tutto, da un lato non è utilizzabile. Perché ho fatto questo? Una stazione di 6 monitor che sembra di essere, come si chiamano, i pannelli solari. Perché quando mi metto qui davanti, se sto 8 ore, alla fine sono abbronzato. Perché mi sto preparando anche per l'anno 21, per l'anno 21 anche, non 21, anche 21. Mi sto preparando per il 2021 perché vorrei tradare con voi gli indici. Ok, ma non intraday, ragazzi, non guardiamo gli indici intraday, no? Dovremmo vedere come fare, dovremmo impostare un po' di cose, imposto un po' di andamenti, dovremmo fare tante cose. L'anno 2021 abbiamo veramente tanta roba da fare, ok? E sono anche contento, te lo dico di nuovo, Sirio, della nostra collaborazione, perché non più per tanto, per le cose che sono state fatte fino adesso, che hanno portato veramente tanto, tanto, tante cose nuove, ma hanno portato tanto lavoro ancora da realizzare. Ma più che altro perché sono sicuro che arriveremo a un punto. Noi abbiamo una meta che vedi che mi vengono sempre da aprire parentesi. Io ho il sogno di andare a fare il Cammino di Santiago, però lo voglio fare a piedi. E ho scoperto un anno fa che addirittura il Cammino di Santiago parte da un vicino, da un paesino vicino a 10 km da dove abito io, parte anche da qui. Però partire da qui sarebbe da pazzi perché non arriverei mai. Però vorrei partire dalla Francia per arrivare a Santiago di Compostela, ok? Fare tutta questa camminata a piedi, giusto? Quindi è una meta che mi sono messo io. La meta che io mi sono messo con te, Sirio, è più che altro ad arrivare a tradare non più il mercato. Non ci interessa tradare il mercato. A noi, e io tante volte vi ho detto, se noi andiamo nei cicli, e questa qua è una cosa che vorrei fare anch'io con voi l'anno prossimo, okay? Se noi andiamo nei cicli, e tante cose che uno magari non pensa, ma andiamo sui 4 ore che magari è più tradabile, ok? Andiamo qui. Se noi non guardiamo il grafico, vado a casa e non guardiamo il grafico. Ok? Stop. Noi andiamo a guardare il grafico, dovremmo tradare ogni volta che troveremo un segnale, per esempio questi segnali qui, questo qui è un segnale long, giusto? Ok? Certo, ma perché il tempo, una volta. E qui di nuovo apro una parentesi. Io giocavo a calcio da ragazzino, poi ho giocato a calcio, sa che quanti anni avevo, non lo so, ma sì, una decina di anni fa più o meno, qui al paese dove abito, ho giocato con la squadra del paese, qui praticamente, no? E la cosa più brutta è quando i giocatori sanno che sta per scadere, che sta per finire il gioco. È la cosa più brutta. Secondo me, la cosa bella è che non dovrebbero mai dare il tempo al giocatore quando non ha il tempo, allora gioca senza pressione, cioè arriva a fare anche il gol al 45esimo. Però se sei sotto pressione, vabbè che adesso lo fanno anche perché sennò vedono che sono gli ultimi 2 minuti, stai perdendo, dai tutto. Questo è anche vero. Però un giocatore gioca meglio se sa che c'è ancora tutto il tempo da fare. E noi ci lasciamo prendere non dalle, anche dalle emozioni, ci facciamo prendere dal grafico, dalle candele che salgono, dalla candela che scende, da questo. E se no, questo era il trade. Guardate, io non ho guardato il grafico, adesso faccio la gaffa e andiamo a vedere il grafico, magari non è quello che ci si aspetta, però andiamo a vedere, cioè facciamo, anzi, faccio così, che così rimane. Questo era un segnale long di ciclo, che è qui. Lo prendo però qui.
dove la linea bianca, mettiamo di un altro colore così si vede, dove la linea bianca, sicuramente le azzecco non tutte, però guardate, dove la linea bianca del ciclo taglia la 15 dell'indicatore. Quindi qui, secondo me, qui sarà stato un trade long. Adesso ho fatto abbassato troppo. Ok, qui era un trade long, esattamente qui. Quindi vedete, qui era il trade long, ma non è andato subito, è un po' più indietro qui, non è andato subito, perché ha fatto ancora un po', 20, ma poi è andato bene. Giusto? Questo era un trade long. Ma adesso, senza adesso andare a vedere, che adesso abbiamo visto che questo qui era lo short, andiamo a prendere un altro, cioè facciamo uno short. Ok, campana gaussiana alta, questo qui era uno short. No, campana gaussiana questa sta chiudendo, prendiamo solo quelle dei cicli, non quelle delle campane gaussiane, che sono quelle delle campane gaussiane sono ancora meglio, certo che è ancora meglio, chiaro, però qui segnale short, questo qui, ok? Possiamo prendere anche un segnale long, vediamo, prendiamo il segnale long, non quello che viene prima, prendiamo questo indicatore bianco che taglia rialzo, anche la linea del 50, anche qui. Per farvi un esempio, andiamo a prendere questi due segnali. No, prendiamo il primo, era rialzista da qui. Ok? Ha pagato 70 pips. Quello ribassista era qui. Ha pagato 40 per poi pagare ancora di più. Sì, non la metto, Sirio, non la metto perché rimane una cosa che ancora non voglio condividere, rimane nel nostro cassetto, ok? Perché poi dico una cosa che non è ancora tempo per dirla, ok? Quindi questa è un'altra cosa. Noi dovremmo avere, per quello andrò a vedere di sistemare i grafici nell'altro, poi farò vedere perché ho tanti monitor. Perché alla fine dovresti tradare questo, non dovresti tradare il grafico. Ok? Ti puoi prenderne uno a caso. Stop, eccolo qui. Allora, indicatore, ok, le campane gaussiane, ancora meglio qui. Questo è un trade a lungo termine, sul 4 ore, qui. Campana gaussiana, non ciclo, eh? Per me sicuramente è un buon trade. Guardate, il trade è partito qui, giusto? Quindi è chiaro che sarebbe stato più bello comprarlo da qui, da ciclo, l'avrei comprato prima. Ma uguale, lo compro da qui. 100 pips. Ok? Quindi tante cose che potremmo fare poi con l'indicatore. Ma io dico, queste cose qui non le puoi fare sul minuto. Devi andarlo a vedere magari su un time frame un po' più l'H1 o quello che vuoi. Quando hai un indicatore, addirittura Sirio, che adesso sei sentato 10 minuti, qui. L'indicatore è andato a 0 oppure è andato a 100. Guardate, qui è andato a 0, qui è andato a 100. C'è uno, io se dovrei decidere adesso su tutto quello che è fatto di indicatori, che non sono solo quelli che sono pubblici, ma ce ne sono tanti altri, se dovessi adesso andare a decidere quale indicatore è il migliore e tutti gli altri mi vengano cancellati, se mi danno la possibilità di dire ti puoi tenere solo un indicatore, tutti gli altri te li tolgo. Io userei, direi, questo indicatore qui che è sempre stato il mio indicatore in assoluto. Ok, long sul minimo, ma short sul massimo. Vado a vedere dove sono. Guardate, qui il long avrebbe comunque pagato, perché questo qui è sul minimo assoluto, avrebbe pagato 70 pips. Non importa che poi scenda, perché questo non c'entra niente, perché lo vediamo che è una campana gaussiana ribassista, deriviamo da un 1 ribassista, ma questo è un segnale long. 70 pippini. Questo che era un segnale short, guardate dove l'ha preso, dal massimo assoluto. Quindi soltanto guardando sullo zero qui, pagava 80 pips. Poi puoi tenere di più, ma 80 pips li ha pagati in intraday. Okay? E siamo andati a prendere segnali a caso, cioè soltanto per dirvene una, ma tutte le volte che l'indicatore va a zero, devo capire, tornare sopra con il cursore, qui guardare, siamo a 0, siamo a 99, questo qui era a 0 praticamente, era 99 qualcosa, questo qui anche quasi, questo era a 0, guardate, questo era proprio arrivato al massimo, al 100, ok? Quindi me lo segno, solo per farvi vedere che questa cosa qui non si può fare.
Questa cosa qui è una cosa molto semplice, lo può fare tutti, soltanto guardando il grafico, guardando l'indicatore. Guardate, da qui, dal massimo assoluto, sort. Per questo indicatore qui è il migliore, secondo me. Qui, per esempio, era da fare lo sort, sì, ma non lo so perché non sono arrivato. Qui, non lo so, siamo nei massimi, sì, non lo so. Però guardando soltanto l'indicatore, che l'indicatore ti dà delle informazioni, però magari te le dà, questa qui, per esempio, è arrivato in alto, ti dava questo bello short così, però non sei arrivato in una zona abbastanza alta dove poterlo vendere. Devi andare a filtrare un attimino, ok? Però, vabbè, è arrivato sul pivot, lo potevi vendere. Ma in questo caso qui, per esempio, dove qui è andato a zero, guarda, qui è andato a zero. Short. Qui va a zero una volta, va a zero due volte, vedete c'è il drawdown. Però poi paga. Questo è azzerissimo, guardate. Devo andare logicamente nel contesto a filtrarli. Questo è azzerato. Cioè, lo posso prendere anche prima, lo posso prendere anche qui. Puoi accettare un drawdown di 20 pips e poi farmi tutta questa discesa. Ok? Bene. Dai, era soltanto così per farvi un attimino, visto che abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato anche di galline oggi, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di tante cose, di Paolo Pasto che va a farsi la camminata fuori, a piedi scalzi, queste cose qui sono da provare. Cioè, io soffro di mal di testa, purtroppo, no? Anche in questi giorni, non penso che sia anche l'alimentazione sbagliata, però mi ricordo che d'estate non ce l'ho mai, perché d'estate cammini scalzo sull'erba e niente, ti scarichi, ti devi scaricare. Quasi quasi dopo che ho finito mi vado a fare una camminata fuori, e che c'è freddo, non c'è la neve ma c'è freddo, saranno meno 2, meno 1, meno 2, di solito facciamo meno 8, meno 10, vabbè comunque, niente, ragazzi, cosa vi posso dire ancora? Non abbiamo visto le altre coppie, però possiamo andare a vedere, visto che ci siamo, il server 2, allora. Due perché l'ho nominato due perché c'ho due server miei. Ah, ce l'ho qui sopra. Cerchiamo e andiamo a vedere che cosa ha fatto. Così anche per te, Cinzia, una piccola infarinatura di quello che dov'è? Allora. Una piccola infarinatura, dico, di quello che è l'operatività adesso del. Allora, spostiamo così. Spostiamo un attimino, lo facciamo così. Ok. Di quello che succede nel conto adesso con le nuove versioni. Questa è la nuova versione. Ho già fatto vedere, tanti di voi mi stanno scrivendo. Voglio anch'io, aspettate un attimino perché. Adesso non parliamo la settimana prossima di nuove cose, però guardate, il conto è 1419, ieri ha fatto 70 euro, mi pare. Oggi cosa ha fatto oggi? Vediamo gli ultimi 3 giorni, dai, gli ultimi 3 giorni. Sono 114 euro, è l'1%. Insomma, fino adesso ha fatto il 4%, sì, 4%, 41%, 42%. In 15 giorni esatti togliamo 2 sabati e 2 domeniche, ok? E con i giorni festivi, ma c'è stato anche tanto, tanto movimento. Adesso praticamente c'ha ancora queste cose. La 8 è andata anche in positivo, sta andando un po' a recuperare quelle che sono rimaste aperte. Così funziona l'algoritmica, non c'è altro da fare. L'euro dollaro è riuscito a chiudersi, quindi la giornata di oggi ha fatto un attimo vedere perché c'è solo sterlina. Ah, nell'ultimo giorno ha fatto solo sterlina, guardate. Terribile, ha fatto solo sterlina. Ma qui c'è anche l'euro dollaro, un attimino solo che vediamo. Ah no, non ha fatto solo sterlina. Qui abbiamo tutto quanto, qui. Euro dollaro, sterlina, sembra strano. Euro yen, perché io li ho messi a simbolo, quindi me li ha raggruppati, no? E adesso l'euro sterlina sta scendendo, mi rimane un long qui aperto. Alla chiusura avremo un long molto più basso perché sta usando un time frame a 4 ore, ma più che altro ha anche un regolatore di algoritmi a temporale, cioè una cosa,
che se avete chiesto 2 o 3 anni fa, non potevo darvi neanche una risposta, non sapevo neanche di cosa si parlasse. Okay? Ma ci ho dato sotto, ci ho studiato, ci ho ristudiato l'evoluzione, il 2.0, cioè, insomma, sono passate diverse versioni prima di arrivare a questa. E pensavo che fosse l'ultimo, addirittura ancora qualcosina si può migliorare, però quando non si può più migliorare, che è arrivata la fine, vuol dire che abbiamo arrivato, è il massimo che possiamo avere da questo robot qui, e quindi con questa operatività qui, questo è il massimo che può dare. Chi mi ha scritto oggi, Alessandro, mi ha scritto, non Alessandro del programma, è un altro Alessandro, mi ha scritto, sì, vedo che è bello, mi piace tanto, però prende profitti, fa poco profitto. Sì, ma ragazzi, lo scopo infatti quello che ho scritto a lui, ve lo leggo, leggo direttamente quello che ho scritto a lui. La logica di un robot, come logica usa il robot una priorità, mettere il conto flat il prima possibile. Cosa vuol dire? Che il conto deve andare più velocemente, deve andare flat, perché se rimane tanto tempo a mercato, prima cosa, può diventare pericoloso. Sì, ma se tu adesso prendi profitto, cioè se tu non prendi profitto, al posto di guadagnare 2 euro ne guadagni 20, vuol dire che deve passare del tempo, ma questi 2 euro guadagnati, pochi ma bastardi ma buoni. Invece se vai a prenderti il profitto, dopo 20 pips magari non guadagni niente, c'hai lo stop a pari, il trailing stop, lo stop a pari, tutte queste cose qua è difficile. Un trailing stop, per esempio, qui non si potrebbe mettere, perché usa un'algoritmica di componenti, e lui chiude 5 operazioni, 6 operazioni, 4 operazioni, tutte le operazioni. Per il momento è settato, adesso non lo so dove andare a guardare, al massimo 6, però la possibilità di ampliare questa unità, questo basket di operazioni c'è sempre. Non posso dargli dire, ok, quando va in positivo mi metti un trailing stop. Non si può fare, perché lui deve calcolare tutte quante le operazioni per chiudere tutte assieme, ok? Quindi questo. Sì, certo, ma questo vuol dire il 90%, lo so anch'io, ma questo è. Poi te lo dico, Robby, arriviamo anche alle percentuali. Alla fine, pensate che quando io dico, hanno inventato l'acqua calda, oppure dico io di me stesso, ah, ho inventato l'acqua calda, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono passati prima di noi tanti altri, e quindi se fosse così facile, ragazzi, bisogna accontentarsi anche di quello che abbiamo. E purtroppo questo è una buona arma per andare con il mercato. Però se tu dici sì, ma allora posso ampliare, se tu vuoi guadagnare per operazioni di più, lo puoi fare, però aumenti anche il rischio di non prendertele e di rimanere più a mercato. Rimanere più a mercato vuol dire consumare più margine, vuol dire essere sempre più a rischio. Per me, se hai, come adesso torniamo a te, Roby, il 4% in 2 settimane, vuol dire il 90% in un anno. Bene, 90% in un anno, io ti dico che normalmente dovrebbe essere il top del 90, ma dovrebbe essere anche di più del 90, ok? Perché per il momento il mercato si sta muovendo così, ok? Quando è che guadagna di più il robot? Quando va in difficoltà. Quando va in difficoltà il robot guadagna di più, ok? Quindi quando va in difficoltà vuol dire che quando apre operazioni maggiori, per il momento la più grande che abbiamo visto, se andiamo a vedere lo storico completo, la più grande mi sa che è un 008, cioè non ha fatto neanche un 016. Sì, è proprio un 016, che è quella che ha guadagnato di più, 73. Però non ne ho viste altre. Vediamo. Eccola qui, un'altra. 145, non l'ho neanche vista. Okay? Cioè, e queste qui sono quelle che guadagna. Quindi più rimane a mercato, più guadagna. E prima cosa, io sono partito con ogni settaggio di questi robot, con ciao, sì, sei tornato, con la size minima che esiste. Siamo partiti con 001. Se io voglio andare a settare il robot che parte con uno 002, il guadagno sarebbe stato il doppio, quindi questo 90% anno diventerebbe un 180% anno. Poi non so, non ho fatto i calcoli se veramente il 90% anno, lo leggo da quello che mi hai scritto tu, Roby. Comunque, il 4% in 2 settimane poteva diventare l'8%, bastava partire con una size 002, però vuol dire che la 016 sarebbe stata una 032. Assolutamente, totalmente possibile averla, perché si può fare con un conto a 10.000. Ma siccome io ho una demo,
provvisoriamente. Io ho nei miei conti, in uno già reale, in due conti sono già reale e in tanti conti già in reale. Ok? Ho sostituito dove posso sostituire, sostituisco subito le versioni nuove, perché una cosa io ci dico sempre: se c'è una miglioria vuol dire che funziona meglio, giusto? È stato testato. Abbiamo testato per mesi prima di portarlo via alla fine. Vi ricordate che non sono stato in Italia a firmare il copyright? È stato per questo, quindi sono passati adesso 6 mesi, 7 mesi, quindi è stato testato tutto il tempo. Okay? Finita la versione pubblica è questa, adesso fanno correre con il microlotto, posso vedere quando è alla fine il drawdown. Dopo un paio di mesi dico: ok, in 3 mesi mi ha fatto il drawdown del 5%, allora cosa vuol dire? Se lo metto un po' più alto, magari mi fa il 15%, non dico il 10%, ma il 15%. Ma il 15% drawdown me lo posso sopportare su un conto a 10.000. Cosa voglio, a cosa, qual è lo scopo di questo conto poi alla fine? Ditemi un attimino, dimmelo anche tu, Sirio, qual è lo scopo di questo conto? A parte fare i guadagni, qual è lo scopo? Cosa sarebbe bello avere questo conto qui? Cos'è? Io faccio l'esempio sempre come se fossero, ogni conto è un pozzo. Ok? Esattamente, farsi la paga mensile. La paga mensile diventa un bancomat. Praticamente tu ogni mese, a prescindere di quello che hai guadagnato il conto, te ne devi fregare di quello che hai guadagnato il conto. Tu invece 10.000 e tutti i mesi io ritiro dal conto 500 euro, perché so che di media mi fa, che ne so, 800 euro al mese. Ok, se mi fai 800 euro al mese, io ti ritiro 500. Può succedere che sull'ottica annuale tu mi fai l'8% al mese, quindi fai 800 euro al mese, giusto? Su ottica. Però se tu adesso vai a vedere che tu prendi 500 euro e in un mese magari hai guadagnato solo 400, non, te ne puoi prendere lo stesso 500, perché tu sai che il mese prima ne hai guadagnati 700, perché il mese dopo ne guadagnerà 900, perché più o meno la media è quella. Quindi a fine anno, quando tu hai ritirato sempre 500, a fine anno ti trovi sempre il conto che comunque continua a crescere e diventa un bancomat. Ok? E questo qui è il conto bancomat. Io ho sempre parlato di questa cosa qui. Ok? Il bancomat deve essere un conto che tutti i mesi tu vai e ritiri 500 euro ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi. Adesso finisce, il mese finisce il 15 gennaio. Ok? Dal 15 gennaio vedremo quanto, ritirando 500 euro, se potrebbe cambiare la vita a questo conto. Non cambia perché è stata predisposto per lavorare con 10K, con 10.000 euro. Quindi, se vai lavorando con 10.000 euro, se io alla fine, tra 15 giorni, sarà il conto sarà a 10.600, 10.700, io mi ritiro 500 e rimane con 10.200. Quindi continua l'operatività senza andare a cambiare nessun parametro. Così deve continuare. Ok? L'altro giorno io parlavo con Alessandro, ho detto: sì, ho visto l'altro giorno, però una cosa che mi piaceva, che l'avevo visto che stava perdendo 400 euro, una cosa del genere. Sì, il rischio rendimento non è bello, lo continuo a dire, non è bello, ma ragazzi, moglie ubriaca, la botte piena, o come si dice, non lo so. Quindi non è tutto possibile, però si va a districare da una cosa, se ne va a togliere. Può andare anche oggi a meno 200 e poi tra 1, 2, 3 giorni trovarsi di nuovo a meno 60. Addirittura l'ho visto a volte andare in positivo. Andando a vederlo in positivo, infatti ieri, e qui vedi anche quando ti trovi, vabbè, tanto il conto qui lo posso togliere, no? Quando ti trovi con le persone giuste, cioè in sintonia con le persone, perché poi le persone siano giuste o no, è una scelta di amicizia. Però Alessandro mi ha detto ieri sera: l'unica cosa che stavo pensando è che si potrebbe mettere il robot, che ho un parametro che ho inserito nel fascia, robot fascia, che va a seguire l'equity del conto. E io cosa ho detto? Cosa ho detto io un paio di settimane fa quando parlavo del sorvegliante, il guard? Purtroppo Alessandro si dimentica le cose e ne avevo già parlato con lui. Però lui pensava ad una cosa diversa da quello che pensavo io. Io voglio un sorvegliante che mi sorveglia tutto il conto, non le posizioni di un robot. Mi ha detto: sì, ma è un po' difficile, se sorveglia tutto il conto dovrei capire come inserirlo, praticamente mettere un sorvegliante che mi sorveglia tutto. Quindi un'altra cosa che sarà possibile sicuramente l'anno prossimo, un robot che mi segue tutti gli altri robot, praticamente il sorvegliante, il guardone, lo chiamo io, il guardone che mi dice: ah, tutto il completo. Quindi quando il robot in complessiva
vedete che la somma complessiva è positiva e magari ci sono qualche cadavere lontano di qualche coppia, dice, sai cosa? Io qui sono a più 20 euro, buff, tolgo tutto e metto il conto a zero. Alessandro mi ha detto no, sarebbe ancora meglio quando per esempio esco le 10.400, lui vede che ci sono questi 10.400, quando va a 10.500, tac, si rimette di nuovo a zero, quindi ti porta avanti il conto a 100 euro alla volta. Anche questo è possibile, però queste cose qui devono essere sempre poi testate, provate, ci vuole tempo. Quindi queste vedete che sono sempre, c'è sempre qualcosa, sempre in movimento. Ok? Bene, io vedo che abbiamo fatto l'oretta piena oggi, abbiamo fatto un po' di più. Non abbiamo fatto analisi perché non vale, cioè, abbiamo fatto qualcosina, abbiamo visto anche che si è perso un po' la costruzione dei cicli, cioè tra dare i cicli senza guardare il grafico, Sirio, ma questa è una cosa che magari basta che ti prendi l'indicatore, te lo alzi e vai a vedere tu, io l'ho fatto sui 4 ore, vai a vedere qui, basta alzarlo così e vai a vedere tu dove tradare i punti che tu chiami punti zero e così via, no? Ok? L'ultimo pezzettino. Che secondo me è la cosa che nel futuro riusciremo anche a guardare questo. Io vi ringrazio della partecipazione, ci si sente, non ci si sente, ma ci si sente, ci si vede domani se riesco a fare il video, ok? E ci si sente poi il 2 gennaio perché domani e dopodomani niente webinar, li tolgo adesso. Grazie a tutti, auguri a tutti, a chi c'è presente, a chi mi sentirà poi in registrazione. Al 2 gennaio si riparte, le registrazioni del visual partono la seconda settimana di gennaio. Ok? Ancora la prima settimana rimane chiuso perché si dà più spazio ai clienti già iscritti, che ci sono tanti, e bisogna sistemare un paio di cose. Ok? Grazie a tutti. Ciao ciao, ciao a tutti. Ciao ciao.